possiamo anche vedere la parte della swale dove abbiamo piantato gli alberi, e qui abbiamo la linea di alberi sopra la swale come da manuale della keyline. Keyline, vedete la keyline, gli alberelli sopra, il canale sotto, in questo caso è una swale quindi non è una keyline, ed è diverso quindi che la keyline non ha swales, a parte il mio che è un ibrido fatto apposta per un esperimento deciso da Ken Yeomans, e abbiamo appunto questa parte qua della swale con gli alberi sopra la swale, appunto per poi quando saranno grandi e avranno delle radici molto grandi, quindi l'acqua si fermerà prima qua su questa linea qui. Anche gli alberi chiaramente sono sulla curva di livello e quindi vedete che sono lungo la swale, ecco qua, quindi quando l'acqua arriverà gli alberi prenderanno la prima parte, la rallenteranno e poi il resto continuerà nella swale a una forza minore, con un impatto molto minore. Abbiamo un'altra linea di fagioli che abbiamo appena messo, vedete, sempre sulla curva di livello, vedete, e poi abbiamo i bancali dell'orto, sempre sulla curva di livello, vedete, e tutto questo per gestire l'acqua. Ecco come si gestisce l'acqua in permacultura, il classico effetto spugna, sono tutte spugne che assorbono acqua, tutte spugne sulle curve di livello, quindi in piano, e quindi tengono più l'acqua. Eccolo qua, realizzato in 7 giorni, oggi siamo al 7° giorno del corso, incredibile. Ma si vede, si vede.